Dalla politica che non c'è, perché i problemi, quando il Papa non riesce a parlare all'Università La Sapienza, quando Napoli scoppia di immondizia e quando vengono arrestati tutti gli avvisati del partito di maggioranza, ecco, questo è il problema. Però adesso ci sono arrestati gli indagati, anche da parte di voi Ma non è che adesso le responsabilità si sposta da parte all'altra, il meno peggio, che prendiamo atto che chi deve governare non governa. Ma oggi perché? Se gli altri sono più capaci lo vedremo. Però insomma voglio dire, come, che succede? Insomma, uno è arrestato di qua, uno è indagato di là. Qui ragazzi il problema è serio, bisogna fare mandare a casa tanta gente da una parte e dall'altra, sono 12 anni che le riforme non si fanno in questo paese, bisogna fare non un nuovo partito ma un partito nuovo e restituire la gente. La politica è tutto e noi siamo qui senza bandiere, come cattolici, convinti, ciascuno di noi fa il proprio impegno nella società, nella politica, ma credo che sia il momento di dire che ci siamo. Ma io credo che il governo Prodi vada superato di fatto, non tanto perché si chiama Prodi, perché non produce ormai da anni nulla in questo paese, c'è una depressione importante e preoccupante, ma soprattutto i valori delle nostre tradizioni sono rimesse in discussione, questo è ancora più grave. Cosa rispondi? Da solo, ma Veltroni dichiara di correre da solo perché pensa che il centrodestra possa vincere e quindi lui anziché una sconfitta del centrosinistra pensa a una vittoria elettorale del Partito Democratico, ma è sempre una scorciatoia, abbiamo bisogno di fatti seri, non di effetti speciali. Ma noi adesso stiamo costruendo un programma e non una solidarietà al Papa che c'è quotidiano nelle nostre preghiere, ma una solidarietà ai cattolici che sono veramente sono in grande difficoltà e bisogna dimostrare che noi non siamo. C'è chi dice però che in realtà è la Chiesa che mette l'agenda della politica italiana, davvero sono in difficoltà i cattolici in Italia. Magari lo fosse. Non è così, perché l'agenda della politica italiana mi sembra che la detti nei poteri forti. La Chiesa sta coprendo un vuoto, semmai, della politica. Logico, dico, tutti i provvedimenti così cari, un po' al Vaticano. Quelle agende sono state imposte da una sinistra radicale, certamente dai moderati nel nostro paese. I valori della famiglia e della vita sono prioritari almeno per quanto ci riguarda. Poi ovviamente dobbiamo rispettare il valore laico dello Stato, ma non quel laicismo che strumentalizza.